Buongiorno a tutti, eccoci arrivati con l'appuntamento del video settimanale, in questo caso operativo. In questo caso parliamo di euro-dollaro, ma soprattutto parliamo di estremizzazione di volatilità con delle pin bar. Allora, quello che voglio mostrarvi è qualcosa che cercherò di riassumervi in questo esempio, ma ovviamente va studiato, rivisto, guardato anche in altri contesti, ma in linea generale si può comunque creare una quasi regola. Allora, in questo caso abbiamo euro-dollaro che ha mostrato un certo tipo di dinamica nelle ultime settimane e euro-dollaro che ha mostrato un certo tipo di dinamica negli ultimi giorni. Allora, la pinocchio bar è sicuramente uno dei trigger che utilizzo di più, spesso last kiss, spesso quindi ultimo punto di swing da dove poi partono dei movimenti interessanti, quindi dove noi trader possiamo trovare delle ottime opportunità, ma dobbiamo saperli cogliere e contestualizzare. Come vedete, e come vi dico sempre, cerco di inserire, diciamo, la mia di crearmi il mio layout nel modo che io riesca ad avere sempre molto chiaro quello che sta avvenendo nell'ottica un po' più di medio periodo e nell'ottica invece proprio di giornata, quindi daily. Sapete che bene o male il time frame più piccolo che uso è praticamente il daily. E quindi il settimanale mi serve per avere un quadro sempre acceso da una parte per capire che cosa sta avvenendo veramente nella big picture. E in questo caso quello che sta avvenendo, vedete, quello che è avvenuto negli ultimi tempi, partendo proprio dal minimo fatto del movimento a novembre, per poi arrivare ai massimi, creando qui un doppio minimo higher, poi movimento, tra l'altro trade che ho anche fatto. Qui ci dava, in questo caso, alla rottura dei minimi, ci dava la conferma che questo, mercato probabilmente non aveva subito la voglia di continuare la fase rialzista, quindi ulteriore, in questo caso, pin, bar ribassista, che la rottura al ribasso, ha creato un bel movimento in una settimana, poi ritracciato, ma poi nuovamente al ribasso, creando un minimo di swing, perché poi viene ripreso e poi settimana scorsa si crea un ulteriore pin bar, eccola qui, settimanale veramente molto molto interessante che va a fallire tutti i massimi precedenti ritornando nella zona dove precedentemente c'erano state delle vendite, ma soprattutto non c'era mai stata la chiusura al di sopra di questo livello, quindi pin interessante da tradare o comunque almeno come informazione operativa da seguire. Io ero long, quindi l'ho presa come per esempio importante informazione che probabilmente il mercato poteva un po' ritracciare. Dopodiché, in questo caso, anche questa, come potete vedere, seppur la tendenza è long, ci sta dicendo che probabilmente nel breve potremmo vedere un euro-dollaro un pochino più debole. E quindi in questo caso il mio modo di approcciare il mercato nel momento in cui ho una situazione del genere nella big picture è quello di cercare sempre di capire quello che sta avvenendo e quindi di comportarmi di conseguenza e non, come dire, soppesare troppo, la singola giornata. La singola giornata può essere interessante come informazione, come per esempio è stata questa, perché questa pin bar che è stata fatta giovedì scorso creava proprio un falso massimo molto molto importante su una situazione dove prima c'era stata questa pin, era arrivata quasi su un livello tecnico importante, è stata buttata giù. Quindi questa è una pin bar importante, questa è una pin bar importante, questa è una pin bar importante. Se io vado poi a prendere quello che è avvenuto ieri, a livello proprio giornaliero, questa è una pin bar importante da tradare? Questa è la domanda che spesso ci fate. No, perché in questo caso noi dobbiamo sempre seguire la big picture, la struttura di fondo che ci ha detto una cosa, no? Ci ha fatto questo movimento di swing e questa qui diventa una pin bar interessante da seguire. Quindi quello che è avvenuto ieri nell'ottica di creare questo minimo non ha senso, nel senso che se poi sale bene, magari si può anche tradare, ma non vado a tradarla. Quindi se questa viene confermata con una salita, va bene, guarderò magari quando il mercato in chiusura, magari weekly, chiuderà sopra 1,2170, sopra questa linea rossa, 1,2170, 1,22. Allora confermerà questa dinamica, io magari comprerò l'euro-dollaro
a un prezzo un po' più alto, ma magari con delle conferme in più. In questo caso, ancora il tipo di dinamica che comanda è questa, no? Questo movimento di swing con questa pin bar, e quindi questa cosa qui è un massimo minimo di swing, qui crea il movimento, e poi io adesso qui sto attendendo per vedere se ci saranno degli input di conferma ribassista che confermino la mia pin bar. Questa si può già tradare sul weekly, no? Cioè, tranquillamente, dopo si hanno dei target, in questo caso per esempio la zona 1.1830, 1.1750 può essere un target o anche 1.19, ma è questo, no, quello che si va a fare. Quindi in questo caso specifico, per esempio una chiusura al di sotto, no, in maniera molto chiara, per esempio di 1.2050, potrebbe creare la conferma che io voglio di questa pin per poi tradarla e gestire ovviamente la posizione. Però quello che vi voglio dire oggi non è tanto farvi capire se il tipo di trigger oggi, se c'è uno short o meno sull'euro-dollaro, ma è farvi capire quelle che sono le pin bar importanti da prendere come informazione operativa, da prendere come anche opportunità di trading, e quelle che invece non devono proprio essere prese assolutamente come input operativo, ma solamente come, magari ovviamente dinamica che c'è, la osserviamo, ma non andremo mai a tradarla, dobbiamo avere delle conferme in più, come in questo caso per esempio il prezzo che sale veramente sopra certi livelli importanti, quindi guardando la big picture, vedendo che lui ritorna per esempio sopra 1.2170, 1.22, e questo è quanto. Quindi mi raccomando, le pin bar sono sicuramente un ottimo trigger nella nostra totalità operativa, ma dobbiamo sempre ragionare. La price action è ragionamento, il trading, ragazzi, ragionamento. Non è che prendete due indicatori, li mettete su e fate, cioè, sono cose queste qui. Io non mi stancherò mai di dirlo. Ragioniamo sempre, e in questo caso, ancora di più, con la price action ragioniamo. Il trading è questo. E spesso il trading, ve lo dico, è controintuitivo. Quindi dobbiamo cercare di ragionare, ok? Bene, a questo punto spero di avervi dato un'altra lezioncina, diciamo, di quelle che sono i nostri approcci operativi, in questo caso per le pin bar, e noi ci vediamo al prossimo video, e quindi vi auguro un buon trading insieme. Ciao a tutti!